Eccoci con Luca Toni. Allora, Toni, cosa è successo prima dell'inizio della partita nel piazzale nei pressi dello stadio Partenio? Ma eravamo in macchina con il mio amico, il presidente e altre due persone, eravamo in cinque in macchina, stavamo avvicinando allo stadio in tutta tranquillità e il mio presidente ha una sciarpa, non neanche del Verona Calcio, ma una sciarpa un po' gialla e un po' blu, diciamo. Qualcuno, secondo me, mentre eravamo in fila, proprio che andavamo allo stadio, l'ha visto, ma non ha visto il presidente o me, ha visto proprio una sciarpa giallo-blu, sembrava giallo-blu, ma non era proprio del Verona, era gialla, era blu. E praticamente siamo arrivati a sta rotonda e appena siamo arrivati in questa rotonda in fila ci hanno accerchiato in 15, 10-15 persone e hanno iniziato a dare calci, pugni alla macchina. Il problema è che uno con un calcio ha spaccato il vetro addosso al mio presidente. È stato molto bravo quello che guidava la macchina a cercare di scappare, perché comunque dopo questo episodio bisognava anche essere un po' più. È stato bravo cercare di uscire, mentre andavamo via uno con la bottiglia, addirittura ha tirato una bottiglia di birra dentro al vetro rotto e per fortuna che ha preso il presidente sulla pancia piuttosto che da qualche altro corpo. Quindi purtroppo è stato un episodio molto brutto prima di venire allo stadio. Peccato perché poi ha rovinato un pomeriggio di sport, una bella partita sul campo. Naturalmente questi non sono i tifosi dell'Avellino. Sentivo prima lei dire: non si parla qui di Avellino, di Verona, di Brescia o di No, per Spal. amor del Sono cielo. gesti, episodi che macchiano il calcio in assoluto. No, ma infatti io non ho detto assolutamente contro i tifosi, anzi, sono stato in tribuna, ho visto tanta gente che apprezzava il calcio e apprezza lo stadio con le famiglie, con i bambini. Io non parlo neanche di tifosi, io ho visto che c'erano qualche sciarpa dell'Avellino, poi non lo so se sono tifosi o no, io non li considero tifosi persone che fanno questi gesti, perché come ho detto, potevo esserci io, ci poteva essere un bambino piccolo, ci potevano essere altre cose, i vetri che partono, è brutto, un episodio da condannare secondo me in maniera molto violenta e non ha niente a cui vedere con i tifosi dell'Avellino, perché è un pubblico anzi molto caloroso e ripeto, è stata una partita bella, cattiva e combattuta e non c'entra niente col pubblico.